Contratti di solidarietà a rischio per i lavoratori della Intex, l'Aquila, ex Tecnolabs, in sciopero da stamane per riportare alta l'attenzione sulla vertenza del laboratorio di ricerca e sviluppo del polo elettronico, finita in un cassetto nel silenzio assordante delle istituzioni. I contratti di solidarietà coinvolgono la stragrande maggioranza dei ricercatori, ma per effetto della recente riforma sugli ammortizzatori sociali, anche questo strumento è a rischio a partire dal 1 gennaio del prossimo anno. In assenza di commesse, nel silenzio generale di comune e regione in particolare, e mancanza di un piano industriale, la sorte di oltre 100 lavoratori è sempre più preoccupante. Dure le accuse delle rappresentanti sindacali unitarie, della Intex e della FIOM CGIL. In questi anni l'azienda ha prodotto solo sparuti interventi per portare nuova linfa al nostro territorio, denunciano le parti sociali. Ma le commesse, che in altri siti aziendali non mancano, all'Aquila sono pressoché inesistenti. Fine anno finiranno gli ammortizzatori sociali così come li conosciamo e questi lavoratori saranno in cassa integrazione a 700 euro al mese. E dopo la cassa integrazione? E questo non lo sappiamo, abbiamo chiesto a noi un incontro anche alla regione. Ma il problema è che mancano le commesse oppure il lavoro c'è? Le commesse mancano all'Aquila perché l'azienda ci spiega che negli altri siti non ci sono grossi problemi di lavoro, quindi è su questo territorio che l'azienda non dà risposte in termini di commesse. È necessario che intervengano le istituzioni, denunciano ancora i sindacati, comune e regione già sollecitati insieme al prefetto dell'Aquila. Non ci interessa più tanto l'ammortizzatore, per carità è fondamentale quando perderemo il lavoro avere un sostegno economico, ma a noi ci interessa il lavoro, non è possibile che una realtà come questa che viene da Italtelle, Siemens, realtà importanti, era il più grande laboratorio di ricerca e sviluppo del Mezzogiorno, venga ormai ridotto a lavorare un media di 30 persone al giorno, non di più.